Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi volevo provare questo Halters. È una demo, deve ancora uscire questo gioco, non si sa esattamente quando. Sembra un gioco particolare, quando l'hanno presentato, un mix tra un gestionale e una sorta di Death Stranding clone. Comunque il punto è che noi siamo un astronauta che deve gestire dei suoi cloni per gestire poi una stazione spaziale, qualcosa del genere, una roba strana. Ero curioso, molto curioso. E sono gli stessi sviluppatori, credo, di This World of Mine, credo. Purtroppo non c'è l'italiano in questa demo, non so come sarà messo la gioco finito, è tutto in inglese, però insomma, vediamo un po' di capirci qualcosa lo stesso. E ovviamente ancora tutto work in progress, don't represent the final quality product, eccetera. Okay. Oh. How did I end up here? My whole life, all its ups and downs, led me to this place. Far from home, far from anyone I know. A journey whose route is unknown. The destination, out of sight. Was this path just a random sequence of events that I had to follow? Or was there ever another way? Now, heading for the unknown. I can't really tell. Is this the end of the road? Or is it yet another branching? Bella grafica. Non è maxata, eh? Non l'ho messo ultra. L'ho messo a molto alto, diciamo. Volsky here. Do you read me? Anyone? Nothing. I need to figure out what happened. Un po' Returnal. Come palette. Comunque noi siamo stati buttati qua dal pod in mezzo alla a questo pianeta e non sappiamo niente. Primo impatto, non male. Anzi, ci muoviamo abbastanza velocemente per essere con una tuta spaziale importante. C'è il flare. Ok, in realtà c'è il DLSS, ho messo quality, ci sta, e vediamo un po' di esplorare la situazione. Siamo in questo mondo dove il mare sembra fatto di petrolio, e insomma, pioggia battente, seguiamo un po' i flare che sono caduti. Hold R2 to run. Minchia se corre. Hello. You read me? C'è un esoscheletro. This is Jan Dolsky. Corre fortissimo. Jan Dolsky mi si chiama. Esteticamente per adesso è più che buono. X. Ci arrampichiamo. Questa parte è super lineare, ok. Altra capsula. Ah, il capitano. Che è morto. Deceased. What the hell?
much I can do for her now. Oh, I gotta find the others. Ok, quindi vuol dire che ci sono tante capsule di dei sopravvissuti, se sono sopravvissuti. Looks like she died inside of it. I don't get it. The capsules. Tutti morti. Why? Sei fortunato, amico. Makes no sense. Make no sense, ma insomma. Siamo gli ultimi e unici. Radiation. Ci si sta sfrigolando lo schermo. Vai, corri. E infatti la barra in basso a sinistra si sta riempiendo gialla di radiazione. Ok. Esteticamente devo dire che è molto figo. Mi piace. Molto bello. Ok, in automatico va tutto. Come on. That was close. Day one. Hello? Ok. Anybody here? Vedo un sacco di icone. For a moment I hope someone else made it. New task. C'è qualcuno in casa? Abbiamo l'orario in basso a sinistra, l'icona del telefono, il giorno 1. Poi sotto abbiamo un sacco di tipo di risorse, icone di risorse, storage 24 su 48 e anche acqua. Tipo survival, praticamente. Ok, ci possiamo muovere. Ok, in 3D più o meno. Sì. Ci sono varie stanze, base building, base navigation. Allora, queste dobbiamo trovare la communication room. Ah, quindi X. Ok, questa è l'airlock per uscire, evidentemente. Qua si esce. Ci sono le tute. Storage list, metalli, mush, che vuol dire tipo cibo organico, organics, cibo crudo, filter radiation. È proprio un gestionale praticamente. Allora, sala comunicazione, ok, non era qui e sarà qui. Sistema di reazione offline. Base building. Ci sono i vari moduli. Ok, possiamo zoomare. Sotto ci sono i storage, poi c'è la sala macchine, cabina del capitano, command center, dove siamo noi in questo momento, airlock, quantum computer, altri storage. Communication room, ok, la communication room quindi era il piano di sopra. Ok. Eccoci qua. New calls. A videochiamata. C'è uno sconosciuto in linea. Hello? Hello, can anyone hear me? Voce metallica. Mayday, anyone? I can hear you, Captain. Ah.
This is new captain speaking. Vabbè, sono tutti morti. Great. Yeah, this is the new captain of the mission speaking, Jan Dolsky. Corporate ID 4672B. I'm afraid the former captain is gone, together with the rest of the crew. Hello? Hello? Can you get me out of here? Can you hear me? Allora, imminent danger. Time remaining to 43. Quale pericolo? What do you mean? Remaining to what? Static and weird, creepy noise. Talk to me. What's the danger? Attività del pianeta. Giorni rimasti, too little, approximity, instruction, log. Insomma, ci sarà un disastro naturale che ci distrugge. Little proximity. Must escape. Dobbiamo scappare entro giorni. Bravo, hai capito, sei veramente un astronauta. Abbiamo pochi giorni prima che tutto verrà bruciato. Sunrise. Bene, abbiamo scoperto questa drammatica realtà. Quindi dobbiamo trovare i log del capitano per saperne di più, per avere un manuale più che altro della situazione. Allora, dov'è che è sotto in realtà? Due piani sotto. Va bene. Qua cosa c'è? Il quantum computer? Sì. Quindi X, giù, giù, giù. Ah, guarda che carina. È molto ben curato comunque. Set alarm. Quando vai a dormire, seleziona un'ora in cui ti vuoi svegliare il giorno dopo. Più dormiamo, più ci ricarichiamo l'energia. Se siamo stanchi, lavoreremo più lentamente. Vabbè. No, ma non volevo dormire, però ok. I log del capitano. Evacuation procedure. Allora, quale sarebbe la procedura di evacuazione? In caso di incidente, la nostra missione verrà geopardizzata, insomma, messa in problemi, diciamo così. Seguire le seguenti istruzioni. Benzina alla base, il necessario equipaggiamento e cibo, supplies di cibo. Ok, triple star system. Vabbè, qua un po' di lore per capire esattamente dove siamo messi, forse a livello di pianeti. Quantum navigation, va bene. Ok, non mi metto la giotta sta roba in inglese, andiamo più al sodo. Si è aggiornato il log, mi sono spostato un filo in basso così poi lo leggete anche voi. Per adesso gutter 6 metal outside, quindi il primo step che ci dà è come fondamentale è 6 risorse di metallo, quindi dobbiamo tornare fuori. Radiation level at night are deadly. Ok, non ci permette di uscire, dobbiamo aspettare il giorno, quindi posso immaginare che ci facciamo un pezzo di sonno. Dormiamo. Così diventa giorno. Giorno 2. Sunrise in 8 days, tra l'altro c'era scritto. Quindi abbiamo 8 giorni per essere pronti. Vediamo se ora ci fa uscire. Sì. Possiamo trovare i depositi nella superficie e contengono una limitata
quantità di risorse. Open map. Bene. Mappa 3D. Questa è la base. E abbiamo delle vie. E poi non sappiamo niente. Vabbè. Let's go. Ma noi abbiamo degli strumenti? In tutto questo? Non me li ha fatti costruire. Voglio sperare che li abbiamo. Shiny rock. Extract. Ce li abbiamo. Un bel trapano. Ok. Giustamente nello spazio si va in maniera molto pragmatica. Due. Chissà se poi si possono fare anche dei mezzi di locomozione. È molto singolare la struttura. È un pneumatico gigante dentro le stanze. Okay. Allora, combinato qua. Machinery, airlock, workshop. Allora, base navigation, base building, build, workshop. Build module X. Ok, decidiamo noi dove metterlo sul modulo. Va bene. Bene, lo metteremo qua, vicino. Si può poi espandere, ci sono vari tier, però sono richiesti delle altre tecnologie. Ok. You can find more information base building in the captain log. Craft a scanner. Workshop, code del workshop, scanner. È usato lo scanner per scandagliare la superficie per depositi. Ci vuole del tempo reale? Per creare un oggetto dobbiamo metterlo in schedule e poi lavorarlo nel workbench. Ah, ho capito. Ah, da qui. L'ha già fatto? Devo tenere premuto? Ah, ok. Lo devo proprio fisicamente craftare tenendo premuto il bottone. Ok, un po' strano. Va bene. Adesso ci chiede di trovare della materia organica nell'area di deposito. Dobbiamo trovare materia organica. Anzi, dei depositi di materia organica. Quindi forse dobbiamo uscire un'altra volta. Credo. Vedo dei fumi blu. Spero che sia un... Eccoci qua, forse era quello. Un suggerimento, ok. Niente, bisogna essere più diritti, più ignoranti. Due energie per scalare. Non abbiamo il climbing hook. Dovremmo craftarcelo. E vabbè. Si può fare il giro? Vediamo. Non mi ha detto di craftare il look, quindi io non ce l'ho. Che cazzo è sta roba? Esatto. Rapidium Discovery. È un gioco di scoperta, il troll. Non so se è una bella idea. Raccogli sample. Sempre col trivellon. Ok. Sono stanco.
e ora sono stanco, quindi bisogna gestire la energia, quindi anche minchia, ma sei stancato subito, non è che abbiamo fatto molto in questa giornata. Vabbè, io faccio il giro lo stesso. Anche se sei stanco, si va oltre. Eccoci qua. Ho la roba organica. The scanner allow you to find resource. Ok. Che cazzo era? Devi disegnare l'area di scansione? Che cosa... Ho capito qua. Che c'è della profondità? Che c'è lì sotto un qualcosa di... di rosso? Rifacciamolo. All due to select a build. Ora l'ho scoperto meglio. E quindi adesso posso costruirci sopra un mining post. Ok. Michi. Death Stranding, veramente. E poi dobbiamo usare i piloni che connettono la mining post alla nostra nave, evidentemente. L2 per un pilone. Mica quanti menu e sottomenu ci sono. Ne possiamo fare 6. Vediamo quanti metri si tira un pilone. Scendiamo. Ovviamente lo tiriamo al massimo. 4, 3, 2, 1. Nel frattempo sta arrivando la tempesta, belle cose. Ah, sono 30 metri. È un gestionale, praticamente. Tutti gli effetti. Una parte dentro la stazione, una parte fisicamente fuori a fare cose. Allora dovremmo attaccare la batteria che c'era fuori. Esatto. Mi sembra di sì. Mi piace che proprio fisicamente comunque si vede tutta la costruzione. Nel frattempo radiation level over the top, perché la notte ci sono le super radiazioni. Perfetto, siamo tutti blerati, radio sporchi. E report the findings. E chi cazzo lo reporto il findings? Alla tizio al telefono, ok. E stava qua sopra. Che poi non sappiamo chi è. Sarà una IA. Ok. I went out to find resources and I found a cave full of something. I think it might be rapidium. Rapidium. You hear me? I think I found rapidium. I'm sure. Yeah, I mean, what else could it be? Test. Test?
How would I do that? The womb. A blueprint? The womb. You want me to build a womb? Womb vuol dire ventre, tipo, no? Utero? Cosa del genere? This is fucked up, but what the hell? At least I got your attention. Costruiamo un utero? DNA sample, huh? I guess it makes sense. Rubidium speeds up organic growth. Un modulo, eh? In realtà. Elevator, workshop, womb. Connected to the quantum computer contain a soundproof cell growth capsule. Costa 4 cosi metalli. I 4 cosi, quanti ne abbiamo noi? 9 cosi, 9 metalli. Vabbè. Vicino al quantum computer lo vuole, dice lui. Qui sopra. Build womb. Ah, ok, si può rifondare. Ok, ci siamo riusciti. Ok, so I have built a womb. Now what could possibly come out of it? Testiamo il rapidium. Here goes. In a sample. Rapidium. I'm starting to worry this wasn't such a good idea. Una pecora. Dolly. Ovviamente. Primo animale clonato. E che cazzo ci devo fare con la pecora? Cosa ci farà quella pecora da solo nello spazio? Molly. Molly. Hello, Molly. You don't bite, do you? Beh. Riportiamo i risultati, no? Azzo, siamo svenuti. Dalla stanchezza, dobbiamo andare a dormire. Dei tre. Sono collassato per la stanchezza. Per evitare questo nel futuro, non finire la energia. Yeah, maybe. Sarebbe ideale. Fantastico! Era proprio quello che pensavo fosse. Yes, yeah, I did. It's fantastic, isn't it? I just have to get out of this alive to claim my... Fantastic, fantastic. Imminent danger. Attaccati al cazzo, ci ha risposto, più o meno. Qua ci consiglia di estrarre altre 8 materie dall'outpost. Ok, quindi noi tutti quei piloni servivano a dare energia all'outpost, quindi dobbiamo riuscire un'altra volta, ovviamente, e andare là, perché giustamente adesso qua ci sarà quello che è stato estratto. Ci fa vedere anche tutti i piloni che abbiamo montato. Ci servono anche dei metalli. In realtà. Aspetta, aspetta. Perché ci dava questa opzione? Possiamo uscire direttamente qua. C'è un fast travel. Quality of life, c'è il fast travel. Nice. Work. Ah, dobbiamo proprio lavorare. Uno. Due. Va bene, ma ne abbiamo già abbastanza. Perché si stanca con una facilità imbarazzante. Ok. Possiamo costruire una cucina adesso.
Ma c'è il fast travel anche qua? Cioè, se sono... No. Siamo di nuovo quasi stanchi. Totali. Sembra che il nostro navigo sia in carico. Rubber duck multitool. L'abbiamo presa? Sì. La paperella. È un antistress. Non so, forse non serve a niente. È un collezionabile. Il multitool. A convenience set. In realtà me lo mette come collezionabile. Vabbè. Quindi ci sono anche cose da trovare un po' in giro. Ok, sono oggetti che ci migliorano forse lo stato mentale. Può essere. Ci dice di... perché ci servono le provviste. Perché a noi ci serviva la benzina, le provviste. E qualcos'altro. Build the kitchen. Build the kitchen. A canteen. Qua ci sta lo spazio, non mica tanto. Non c'è molto spazio. In realtà. La potremmo mettere qua sopra. Oppure sotto. Un elevator costa 1. Però abbiamo 4 metalli precisi. No, non ce l'abbiamo. Dobbiamo ficcarla esattamente al posto giusto. H5 spazi. Ok. Abbiamo cambiato la disposizione di un po' di cose. Adesso secondo me ha più senso. Facciamo tutta una colonna di ascensori e poi le cose lati. Mi piace che c'è questa super possibilità di personalizzazione. Cucina. Possiamo consumare un pasto al giorno. Anche questo si mette in coda. E poi bisogna fisicamente crearlo. Che ci costa energia sempre. Infatti siamo stanchi già. Non vorrei svenire un'altra volta. Fatti due pasti. Vabbè, ne abbiamo 22 in realtà. Là sotto c'è scritto. Vabbè, stiamo per svenire un'altra volta. Mi pare il caso di non svenire un'altra volta. Andiamo a dormire. Tra l'altro noi possiamo anche decidere quando alzarci. Anche alle 11 ci possiamo alzare. 9 work energy, all energy 14. Ci svegliamo più tardi, abbiamo più energia per il giorno dopo. Qualcosa del genere. Beh, siamo al day 4, quindi siamo vicini alla morte probabilmente. Ci dice di preparare 6 piatti. Noi ne avevamo già preparati 2. Vabbè. Però questi sono per 2, quindi bastano 3 teoricamente. Cucina, 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 cucina fortissimo. Mamma mia, cucinissimo. Masterchef. Start the engine in a command center. Quindi teoricamente abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per sopravvivere. Dobbiamo crearci tipo il clone di noi stessi che però sa fare le cose. Meccanica. I really need your help. I can't get out of here. Immagino. I did everything according to the manual, but
There's a malfunction I can't fix. I just don't know how. Rapidium can save you. Save me how? Rapidium can save me? How exactly? No answer. Get fuck. Only the captain has access codes to the quantum computer. Man, that was easy. Check your data in the QC. Analyze data for your mind record. Analizza i miei ricordi. What is this? Mind records. Luca Rossi. C'è un Luca Rossi. Nei recessi della mia mente. I recognize this. It's my life. Ma proprio navighiamo nei recessi. Quantum slot. Life event. What the fuck? Too far from home. Early childhood, growing up, turning blind eye. C'è tutta la nostra vita. 15 anni, 16 anni, 19, 19, 21, 23. The purgatory of 9 to 5. Dream house. Che figo. È bellissima sta roba. Meeting Lina. Moving away, the crossroad. At the crossroad. E quindi ne che cazzo facciamo? You promise yourself you don't get out of there. Ci sono dei punti, diciamo, importanti nella nostra vita, dei turning point che probabilmente possiamo, in cui possiamo deviare. Too far from home. Bro, che cazzo devo fare? Non mi dice niente. How did they get it? Ah, niente. What for? Ok, non dovevo fare nulla, era solo per farmi vedere che c'era. A posto. Devo riparlare col tizio. Qua c'è Dolly. No answer. Shit. What do you want with it? Branching procedure. No way. I'm not messing with that shit. Imminent danger. A day until rise. Okay. Okay. What is this procedure? What exactly? Dobbiamo branciare, dobbiamo divergere. Rapidium. Cloning a sheep. Esatto, amico, devi fare la sheep di te stesso. Altering my life by messing with my own memories? I mean, no way in hell. Give me my other options. Imminent danger. Non ci sono altre opzioni. You jerk. I don't have other options, do I? Nope. Ok, facciamo questa branching procedure. Discreta figata. Analyzing life paths. What is it doing?
Ok, ci cerca un branching point. Possible branching detected. Molto bello anche esteticamente come viene proposta la cosa. Ok, abbiamo un branch. Moving away. Stay at home. Invece di andarcene rimaniamo a casa. Quindi invece di andarcene e fare altro, noi rimaniamo a casa e diventiamo un tecnico. Questa è la nostra vita alternativa. Ci costa 2 punti DNA per creare un'alternativa di noi che è un tecnico, che è più 50% efficiente sulle manutenzioni. Ok. Creiamo il noi alternativo meccanico. Che non è mai andato a esplorare il mondo, è rimasto a casa a fare il meccanico. Alters. Forse è la fine della demo. Fine demo oppure è la creazione del meccanico. L'uomo delle caverne. Non era proprio la scena. Ah, beh, ha creato tutta una sequenza di eventi. Mica solo così. È la Madonna. Non mi dire che poi ci sono i branching dei branching. Force him to leave. Sì, ma devono mettere l'italiano sto gioco. Up and downs. Ci sono le alternative di ogni anno della sua vita. Con la vita alternativa. Secondo me poi ci sono i branch dei branch. Project Holly. Cazzo che figo. Perché è cambiata l'inquadratura? Wake up your altar. E dove sta l'altar? The womb, ovviamente. E beh, un po' più di una pecora. Project Dolly. Hello. Hey there. Wow. Hello. Can you hear hello? Me? Hello. What is this? Gen technician. Where am I? Where am I? Perché lui si ricorda tutta la sua vita fino a un certo punto e poi si ritrova nello spazio. Interessante dal suo punto di vista. Relax. You're in a lab inside the SIBA. Ah, ci sono anche le your memories might le reazioni dell'altro tizio, del clone. Yeah. A seconda delle risposte. Recognize the base. I think. Wait. You look funny. You ha. What was that? I wanted to laugh, but I'm like different. I think you're insecurity. On some meds. What? So you don't panic when you wake up. Why would I panic? Anxiety, discontent. Non è messo benissimo. I'll explain later. Right now, let's check your mental condition. Okay? Do you think you can introduce yourself? Sure. Can you? Ok, mettiamolo al suo agio. My name is Jan Dolsky. Yeah, sure.
Got my looks, why not use my name too? So you think you're Jan Dolsky as well? What kind of bullshit is this? What's your role on the mission? I'm a senior technician. Want to tell me what your role is? Imitating human crew members? Is this some kind of sick experiment? Because if it is, nobody warned me. Quindi comunque, nella sua branch di vita, è comunque finito in questa missione. Solamente che con un ruolo diverso. Non è un membro della... cioè non è, cioè un tecnico, non è quello che noi siamo, che tra l'altro noi cosa siamo? Non è che l'ho capito bene il nostro ruolo. No. It's not an experiment. This is for real. And I'm for real. So what's going on? Ansietà. Well, I got stranded in this base and well, I needed someone to help me move it. It got broken. Then, okay, this is the crazy part. I learned that there's this functionality of the quantum computer on board to, well, create alternate versions of a person's life. What? What? Replicate a person, but with different experiences. Mind records. There's anyone in a bad mental condition in this room, it's definitely not me. The QC's only functionality is to navigate these junkets. I mean, theoretically, it could do other stuff, but such bullshit. I know, it's absurd. I thought the same, but here you are, right? Right. If I understand you correctly, you're telling me you're an alternate version of me with a different mind? Yes. Sort of. Yeah. And, you said we were stranded. Yes. Yeah. It's just us. Like I said, there's a malfunction in the machinery. If you don't help me fix it soon, we're both gonna die. So, wait. Let me get this straight. This is not an experiment, and you're a different version of me. This version of me woke me from cryosleep to help fix a malfunction because there's no one else on board. What if there was no malfunction? Where would I be? Beh, saresti esistito da qualche parte, forse. Forse. Teoricamente. Somewhere. Theoretically, at least. Theoretically. Saresti esistito teoricamente. You bastard. I can see now what the meds are for. Forse era meglio l'altra risposta. Bisognerà gestire anche la sanità mentale dei tizi. What am I? Look. This is a lot, and we'll sort it out. I promise. But trust me, if we don't fix the machinery fast, we're gonna go in a very bad way, and you'll never get the chance to understand this properly. Experience your feelings without the meds. I don't like this kind of pressure. Well, tutti two of us. Sta dando di merda. Tutto negativo. The quantum computing. What a screw up. Quindi questo ricordo si aggiunge. Okay. In any other case, I'd say don't touch anything here ever again. But unfortunately, this is a two-man job. On my sign, pull that lever over there. Just don't yank it like an idiot. Pull it gently. Ready? One, two, three, now. Yes! It worked! You did it. We're gonna live. Let's get one thing straight.
I did what you created me for. Now stay away from me. Ok. Jan, technician, is born. L1. Bene ragazzi, direi che è più che sufficiente, un video lunghissimo. Il gioco è estremamente interessante, ovviamente è estremamente narrativo e manageriale più che altro. Non credo che ci sia questa super azione, anche se c'è tutto quel fuori molto figo, non so se ci sarà questa gran azione, può essere proprio. È veramente molto particolare, è molto intrigante il gioco, quindi è molto probabile che quando uscirà lo giocherò, perché giochi così mi intrippano un casino. Tutto il branching poi della mente qui è fighissimo, le possibilità sono infinite, e magari poi c'è un branching del branching, si sarebbe da leggere bene anche tutta la loro vita, ovviamente sarebbe super interessante, però è una demo in inglese solamente, diciamo che ce lo conserviamo eventualmente per quando il gioco è in release. Bene ragazzi, questo era The Alters, la demo di The Alters. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate e ne discutiamo. Noi ci becchiamo comunque prossimamente per altri video qua sempre sul gaming. Grazie per l'attenzione, grazie per il supporto sempre, statemi bene come sempre, alla prossima. Ciao ciao!